Jacopo Valbuzzi, al quinto anno del liceo scientifico dell'Istituto Scolastico Pinchetti di Tirano, si classifica quinto al Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo che quest'anno ha visto il coinvolgimento di 10.000 studenti provenienti da 150 istituti superiori, realizzato da Forum Ania Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano e il patrocinio del Consiglio regionale degli attuari e di Regione Lombardia. È una grande soddisfazione personale in quanto sono riuscito a mettere in pratica le mie abilità nella disciplina della matematica, che è quella in cui ho sempre avuto i migliori risultati nella mia carriera di studente. Come si è articolata la selezione? La selezione si è articolata in due fasi, una fase d'istituto a cui hanno partecipato tutte le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi e in cui i migliori cinque classificati a livello d'istituto, di cui io ero il primo, hanno partecipato alla successiva fase, la fase nazionale, che si è tenuta presso la sede dell'Università Cattolica. I partecipanti si sono dovuti cimentare in quiz e problemi di logica, quesiti con risposta chiusa e aperta, misurando la propria capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale, anche affrontando temi di stretta attualità. Erano presenti due quesiti, uno riguardante il reddito di cittadinanza, uno la quota 100, in cui bisognava partire sì da un tema di attualità e poi elaborare un procedimento risolutivo che portasse al raggiungimento di una soluzione applicando le basi matematiche che acquisiamo a scuola durante le lezioni. Come è nata la tua passione per la matematica? Non saprei bene dire come è nata, perché mi è sempre venuto naturale fin dai tempi delle scuole elementari e poi anche delle scuole medie affrontare problemi matematici anche risolvendoli senza trovare particolari difficoltà. Tra pochi mesi l'esame di Stato, poi cosa farà Jacopo Valbuzzi? Ho già deciso, frequenterò ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano, ho già svolto e superato il test. Non ho un'idea ben precisa su quale lavoro fare, però generalmente dicono di seguire le proprie passioni, quindi le mie passioni sono sempre stati i veicoli, qualsiasi genere di veicoli, dai trattori agli aerei alle macchine di Formula 1, quindi anche frequentando ingegneria meccanica spero di avere uno sbocco lavorativo in quel settore. In Valtellina? Sarebbe l'ideale. Per la cronaca, sul gradino più alto del podio è finito Thomas Passera del liceo Paolo Frisi di Monza, secondo Isaia Ferrario del liceo scientifico Ignazio Vian di Roma, terzo Antonio Matteri del liceo scientifico e musicale Grassi di Lecco.